Questo programma è offerto da Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha guidato ieri, intorno alle 18.30, una conferenza stampa per presentare il nuovo piano di raccolta dei rifiuti che coinvolgerà l'intera città. Alla conferenza, che si è tenuta in aula consiliare, erano presenti, oltre allo stesso primo cittadino, anche l'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio e la dirigente del settore Laura Picciurro. Tema centrale, la cosiddetta rivoluzione di agosto, che partirà dal giorno 25 di questo mese. Si partirà da alcune zone già individuate all'interno della Miniaro per poi estendere il servizio a tutta la città. Il servizio sarà porta a porta per eliminare qualsiasi tipo di ammassamento dei rifiuti negli orari e nei giorni che sono presenti sul sito www.differenziamobagheria.it. Non poche difficoltà abbiamo riscontrato nell'avviare questo servizio. Per più di un decennio Bagheria è stata sommersa dai rifiusi a fasi alterne, fasi che negli ultimi tempi sono state sempre più frequenti, ha dichiarato il primo cittadino. Per questa città sarei pronto a dare la vita. Non bisogna piegarsi alla volontà di pochi. Bagheresi, è l'ora di sentirsi orgogliosi della propria città. Alla conferenza erano presenti tanti dipendenti del Coinres e dell'ex Amperery. Tante le proteste, in particolare da parte di uno di loro che ha attaccato il sindaco in modo veemente, accusandolo di averlo buttato in mezzo alla strada. Questo perché l'appalto con la società Ecogestione scadrà il 23 agosto e circa 20 operai non avranno più l'occupazione garantita. Poco più tardi lo stesso operatore che aveva protestato platealmente si è sentito male e sono dovuti intervenire i sanitari del 118 che hanno cercato di calmarlo. Il nostro intento è quello di fare diventare il rifiuto una risorsa e premiare i cittadini virtuosi. Distribuiremo dei sacchetti colorati in base al giorno in cui avverrà la raccolta della plastica, del vetro e della carta. Ha concluso così il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. Alla fine è stata data la parola all'assessore Fabio Atanasio che ha descritto il piano nei suoi dettagli. Una conferenza faticosa, ricca di tensione e difficile da portare avanti. Presagio che a Bagheria attuare la differenziata sarà un'ardua impresa. Cambiare il modo di gestire il rifiuto a Bagheria non è semplice perché ereditiamo una gestione fallimentare e vogliamo svoltare, vogliamo cambiare nel segno della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Quindi abbiamo presentato un piano dei rifiuti ai cittadini bagheresi che secondo noi risponde a questi requisiti. Dal 24 agosto di questo mese, quindi dal 24 agosto, inizierà il porta a porta nella cosiddetta Miniaro, quindi nella zona in cui attualmente è stato fatto un differenziato di prossimità. Successivamente verrà esteso nelle zone dove attualmente viene fatto un porta a porta indifferenziato e poi arriveremo il 28 di settembre a completare tutta la città, lasciando le zone di periferia della città con una gestione dei rifiuti di prossimità. Quindi ci sarà un cambiamento lento ma epocale per questa città. Vogliamo consegnare ai cittadini una città pulita, una città nella quale la gestione dei rifiuti sia un po' più economica, quindi ci deve essere un incentivo economico per i cittadini bagheresi, un incentivo di tipo valoriale rispetto alla pulizia e al decoro della città in cui si vive, quindi alla vivibilità. Le difficoltà sicuramente sono intanto il cambiamento per i cittadini, quindi il cambiamento per questa amministrazione che deve imporre una nuova modalità di gestione dei rifiuti. E la difficoltà maggiore è sicuramente quella di far capire ai cittadini bagheresi come deve essere espletato al meglio la differenziata. Per cui una buona parte, il principale protagonista di questa rivoluzione, di questo cambiamento è il cittadino bagherese, al quale chiediamo uno sforzo enorme,
ma è per il suo bene, per il bene della propria città, della sua città, della città in cui vive, e sicuramente ne trarrà vantaggio. Noi faremo informazione nelle zone dove inizierà il porta a porta, spiegheremo ai cittadini, dal più piccolo al più grande, come avverrà la raccolta differenziata. Quindi ci auguriamo che i cittadini collaborino e che siano i principali protagonisti di questo cambiamento. Un cambiamento che prevede sicuramente anche un nuovo modo di gestire il personale. Fino ad oggi il personale Coinres, quindi che sono dipendenti del Coinres ma che prestano servizio per i cittadini bagheresi attualmente, sono stati gestiti senza una gestione del personale efficace. E questo ha comportato sicuramente un servizio inefficiente. Poco prima della conferenza stampa abbiamo consegnato ad alcuni dipendenti la loro busta paga che non ricevevano da tempo, dando a loro anche mostrando a loro il netto in busta paga, che diciamo è più che dignitoso per una gestione dei rifiuti che dovrebbe essere molto migliore di quella che è attualmente. Quindi noi vogliamo cambiare anche su questo, vogliamo evitare che ci sia sperpero di denaro pubblico, vogliamo avere la collaborazione dei dipendenti Coinres e anche noi dal canto nostro avremo un maggiore controllo rispetto al servizio, quindi daremo un luogo un po' più sano, un po' più sicuro a questi dipendenti e li faremo beggiare dalla prossima settimana. L'autoparco verrà videosorvegliato per evitare furti e altre situazioni, alti vandalici, e contiamo di arrivare alla prossima gestione dei rifiuti che avverrà nel giro di qualche mese, speriamo al più presto, con un nuovo organismo che gestirà i rifiuti in questa città. Che è un organismo su cui stiamo lavorando, una nuova forma su cui stiamo lavorando, e presto spiegheremo alla città anche questa nuova modalità. Non è un nuovo modo, perché di fatto la differenziazione è sempre quella. Tra l'altro nella zona Mini Aro, che andremo a gestire a breve noi come comune, rientrerà in gestione da parte del comune, già la gente ha idea di come si differenzia. Chiaramente bisogna renderle nell'immediato un servizio degno e decente. Le difficoltà che il sindaco prospettava erano legate al personale, al numero di operatori. In realtà la difficoltà grande che Bagheria ha attraversato fino ad oggi è la carenza di mezzi nella quantità necessaria per rendere i servizi in maniera corretta. Abbiamo quindi pensato di acquisire un numero di mezzi che a regime, con un leasing in full service, a regime sarà il numero ottimo per la gestione del servizio, quindi il numero di mezzi necessario, quindi non andremo sotto dimensionati come mezzi, e nell'ottica di un miglioramento dei servizi abbiamo pensato di acquisire anche delle spazzatrici ed eventualmente delle idropulitrici per la pulizia dei marciapiedi, perché intendiamo rendere il servizio non soltanto con la differenziata, questo è il primo passo, ma noi speriamo entro fine anno di poter attivare i servizi, ottimi servizi di spazzamento meccanizzato e manuale, e anche di pulizia con idropulitrice, onde evitare la formazione di emissioni d'origine per tramite di prodotti che poi vengono spruzzati con l'acqua sulla pavimentazione stradale e sui marciapiedi. Per quanto riguarda quindi i mezzi, stiamo risolvendo in questa maniera. Allora, a regime io dovrei andare a prendere le carte e leggerveli uno per uno, e non mi sembra il momento e l'ora. Sicuramente domani mattina dovrebbero arrivare due compattatori pesanti, tre mini compattatori ed una mini spazzatrice. Già il comune di Bagheria ha in dotazione un compattatore pesante da 24 metri cubi, un altro compattatore pesante con carico laterale monoperatore, un altro compattatore da 24 metri cubi che per adesso è in officina, lo stiamo facendo riparare, il 25 dovrebbe essere di nuovo a casa, e 5 vasche da 5 metri cubi. Quindi se fai un po' i conti, a regime dovremmo avere in questa prima fase, quindi prima della entrata a regime del servizio, dovremmo avere circa 5 autocompattatori pesanti, 3/4 mini compattatori, perché forse ne arriva un altro, e 5 vasche. È un numero che Bagheria finora non ha posseduto.
Chiaramente se la raccolta fosse di tipo meccanizzato sarebbero in esubero, ma dovendo rendere un servizio porta a porta per ottimizzare la differenziazione del rifiuto, sono sufficienti. Tragedia a Ficarazzi. Sembra la trama di un film, ma purtroppo questa volta non c'è finzione. Atti di violenza, maltrattamenti e derisioni. Ecco cosa dovevano subire una mamma e una figlia di Ficarazzi dall'uomo che era loro padre e marito. Non ne potevano più e dopo l'ultimo atto di violenza subito ecco arrivare la forza per la donna di denunciare l'accaduto ai carabinieri. I militari hanno così messo la madre e la bambina in una casa di accoglienza segreta mentre il marito continuava con intimidazioni e aggressività a far visita ai vicini e familiari per conoscere il luogo in cui si erano trasferite mamma e figlia. I carabinieri sono dovuti intervenire anche dopo l'allontanamento e hanno arrestato l'uomo dietro ordine della procura del tribunale di Termini Imerese. Paura ieri a Palermo in uno studio medico quando un uomo ha fatto irruzione nei locali di uno studio in Corso Tugori e ha sequestrato una decina di pazienti in attesa di essere visitati. L'uomo ha radunato i pazienti, segretaria compresa, all'interno di uno stanzino e li ha così minacciati di consegnare tutto il denaro e i monili che i malcapitati avevano con sé. L'allarme al 113 è stato lanciato da un paziente che è riuscito a sfuggire al sequestro. Nel giro di pochi minuti la polizia ha circondato l'edificio e così il malvivente è stato fermato. Su di lui pendeva già un provvedimento di rintraccio motivato dal suo allontanamento da una casa lavoro a cui era stato affidato a causa di un precedente reato. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Una sera tranquilla d'estate si è trasformata in un incubo per un 46enne partinicese quando nella serata di giovedì, mentre rientrava nella sua abitazione, sita in pieno centro storico, è stato bloccato da due giovani che chiedevano all'uomo di poter entrare un momento in casa per utilizzare il bagno. L'uomo, nonostante l'insistenza dei due giovani, non ha ceduto alla richiesta, ma i malviventi si sono così scagliati sul 46enne, immobilizzandolo, e una volta entrati nell'appartamento, il malcapitato ha vissuto veri e propri attimi di terrore, in quanto è stato ripetutamente picchiato dai suoi aguzzini, che hanno così ottenuto un bottino di 600 euro, dandosi poi alla fuga, lasciando la vittima dolorante. L'uomo, riprendendo per un secondo le forze, è riuscito ad avvisare i carabinieri, che sono così riusciti ad identificare uno dei due giovani, Salvatore Cortese, 24 anni, da poco scarcerato e sottoposto a sorveglianza speciale. Cortese è stato così rintracciato verso il suo domicilio e trasportato in carcere. Per la vittima resta il ricordo di una serata di terrore e il ricovero in ospedale a causa di un trauma cranico. Un'iniziativa per gli amici a quattro zampe, nel comune di Misilmeri. Giovedì 28 agosto alle ore 9.30 tutti i proprietari dei cani potranno identificare gratuitamente il proprio animale domestico con il microchip, recandosi in corso 4 aprile numero 60 presso il circolo caccia di Misilmeri sezione Anca, muniti di fotocopia di documento di riconoscimento del codice fiscale.
L'identificazione del cane, come è noto, è obbligatoria per legge. Dunque, perché non approfittare di tale iniziativa? La non osservanza comporta sanzioni amministrative. I microchip sono molto utili in caso di smarrimento, rapimento animale, ma anche in caso di contenzioso sulla proprietà. Sarà una serata dedicata alla musica e alla comicità, quella che stasera andrà in scena a Campofelici di Roccella, dove in piazza Garibaldi si terrà lo spettacolo cabarettista del comico siciliano Giovanni Cacioppo, che sarà aperto dall'esibizione canora delle Serio Sisters. Sarà un connubio perfetto tra musica e comicità. Per la musica, le cantanti palermitane Agata Serio e Francesca Serio porteranno sul palco le loro divertenti interpretazioni dei brani più famosi della scena pop e di quella swing anni 30-60. A far allargare il sorriso toccherà al gelese Giovanni Cacioppo. Per lui, oltre alla storica affiliazione allo Zelig, si contano esibizioni a Colorado Caffè e Mai Dire Martedì, e con la sua indiscussa verve proporrà un esilarante monologo autoironico sulla meridionalità ed in particolare sul rapporto controverso dell'uomo del sud con il lavoro. L'appuntamento è dunque fissato alle ore 21.30 in piazza Garibaldi a Campofelici di Roccella. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. Continua l'estate ficarazzese con un'altra delle rappresentazioni teatrali che questa volta ha visto protagonisti gli attori dell'associazione Cineteatro Media.
La commedia Il marito conteso è andata in scena ieri sera a Piazza Giovanni Paolo II. Una lode va agli attori che con impegno sono riusciti a realizzare uno spettacolo al di sopra delle aspettative. La piazza era gremita di gente che anche quest'anno ha apprezzato le rappresentazioni teatrali proposte affollando le platee. Ma in questa estate ficarazzese 2014 non mancherà anche la buona musica. Infatti martedì 26 agosto vi sarà il concerto della cover band dei Pooh, Il colore dei pensieri, che si terrà alla Crocicchia, sempre dalle ore 21 in poi. Sabato 23 agosto, a partire dalle ore 21.30 in Piazza Castello a Castelbuono, è in programma la settima edizione del Saggio di Canto a cura del maestro Antonio Randone. L'evento, presentato da Giuseppe Terzo, vedrà la partecipazione di 12 allievi e 2 ospiti. Ospiti della manifestazione sono Lorita Clemente e Daniele Zummo. L'evento è patrocinato dal comune nella persona del sindaco Tumminello. L'organizzazione è stata curata dal maestro di canto Antonio Randone, il quale ha studiato canto e musica jazz presso la scuola St. Louis di Roma, per poi ritornare a Castelbuono. La sua attività di maestro di canto, iniziata con qualche allievo, grazie al passaparola e alle tante iscrizioni, vanta oggi un consistente numero di allievi. Da qui la scelta di regalare loro un saggio di canto che oggi giunge alla settima edizione, importante per prendere dimestichezza col palcoscenico e farsi valere dopo tanto studio. Per la notte finale della festa di San Bartolomeo, domenica 24 agosto a Geraci Siculo in Piazza del Popolo, andrà in scena la prima edizione del Giacomic Festival, la quale sarà costellata da due assi della comicità e da un giovane DJ palermitano che da anni anima piazze ed eventi. La serata si aprirà con lo spettacolo Showtime di Manfredi Diliberto, in cui l'artista metterà in scena un connubio di diversi generi teatrali, cabaret, mimo e trasformismo, condito dalla sua fantasia e genialità artistica. A seguire il grandissimo Giovanni Cacioppo, comico televisivo che si è esibito in programmi come Zelig e Colorado. Oltre ad essere un notissimo cabarettista, vanta nel suo curriculum anche partecipazioni cinematografiche in diversi film con Aldo Giovanni Giacomo ed è anche stato partner della Jalapas Band. A chiudere la serata, ma ad aprire le danze, sarà il DJ Luca De Paoli, un talento dalle mani magiche che farà ballare e divertire la piazza. Il Giacomic Fest è stato organizzato da Dario Guarcello in collaborazione con il gruppo Giaconia Supermercati, nonché dal comune di Geraci Siculo e dal suo sindaco Bartolo Vienna. L'appuntamento è dunque per domenica 24 agosto in Piazza del Popolo a Geraci Siculo per trascorrere una serata all'insegna della buona comicità e dell'ottima musica. Questo programma è stato offerto da del sito numero 1 in Italia, il meteo.it, augura a tutti voi un buon weekend. Previsioni per sabato 23 agosto 2014, forte peggioramento del tempo al nord e al centro con temporali intensi, grandinate e possibili trombe d'aria. Ecco il dettaglio: al nord maltempo sulla Liguria, bassa Lombardia, Emilia, Romagna, Veneto meridionale, Friuli, Venezia, Giulia, costiero. Su tutti questi settori temporali, grandinate, possibili nubifragi e trombe marine in mare. Prestare attenzione, tempo più soleggiato sulle Alpi, sulle Prealpi ed in Piemonte, migliora a partire dal pomeriggio dai settori di nord-ovest. Al centro peggiora forte su Toscana, Umbria e Marche con temporali intensi, locali nubifragi e trombe marine. In mare più soleggiato il Lazio e la Sardegna, parzialmente nuvoloso su Abruzzo. Al sud cielo praticamente sereno su tutte le regioni e clima decisamente caldo estivo. I venti soffiano moderati di libeccio sul Mar Ligure, deboli altrove ma con rinforzi durante i temporali. Controlliamo le temperature minime che rimangono pressoché invariate o con locali aumenti, saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi su tutte le regioni.
Durante il giorno ci attendiamo 20-25 gradi al nord, tra i 25 e i 33 gradi al centro e 33-36 gradi al sud. Benissimo, l'aggiornamento termina qui. Una domenica ampiamente soleggiata e gradevole su gran parte delle nostre regioni. Prima di partire per la gita fuori porta, che consigliamo, controllate il tempo solo su ilmeteo.it, il numero uno in Italia. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 23 agosto, si ricorda Santa Rosa da Lima Vergine. Il nome rosa deriva dal latino e si riferisce al fiore. La tradizione di attribuire alle persone nomi di fiori è antichissima e si lega al simbolismo ad essi attribuito. La rosa, oltre ad essere considerato il fiore per eccellenza, è simbolo di bellezza, regalità, giovinezza e amore. Dice il proverbio: un giorno di digiuno non uccise mai nessuno. Sono nati oggi Rita Pavone, Alex Britti, Kobe Bryant. Il 23 agosto 1966 il satellite Lunar Orbiter 1, lanciato con l'obiettivo di recuperare immagini ravvicinate della Luna, scatta le prime fotografie della Terra dallo spazio. Il 23 agosto 1978 Mina tiene un concerto in Versilia, diventato mitico in quanto è stata l'ultima apparizione pubblica dell'artista. Infine, il 23 agosto 1984, in Kenya vengono ritrovati i resti di un ragazzo morto 1,5 milioni di anni fa. Un Homo erectus perfettamente conservato. È il nostro primo antenato. Walt Disney ha detto: l'unico modo per iniziare a fare qualcosa è smettere di parlare e iniziare a farla. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato in Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 23 agosto. Ariete, Luna e Giove tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze. Potrete inoltre contare sulla disponibilità delle persone care per portare a termine i vostri progetti. Toro, luna dissonante ma non problematica, logici obiettivi, grazie alla coppia Sole-Mercurio fate il possibile senza farvi prendere dall'emozione. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano teneteli a debita distanza. Gemelli, un po' dolce e un po' salato questo sabato estivo. Dalla vostra avete la simpatia di Luna e Giove, contro di voi il Sole da oggi in quadratura. Un familiare vi chiede un sostegno che non potete rifiutare, specie ora che i guadagni per voi girano bene. Cancro, luna inoperosa, ma un sostegno celeste arriva dal Sole, che da oggi diventa garante di razionalità e di scelte in linea con la realtà del momento. Una bella improvvisata da parte di amici o familiari che vi raggiungono nella casa di vacanze. Leone, splendida giornata, sotto la guida della coppia Luna-Giove vi vanno tutte dritte, amore, lavoro, finanze, con l'aggiunta di una bella dose di fortuna. Il carisma è la vostra principale risorsa e l'autostima vi aiuta ad andare dappertutto senza timore. Vergine, brindate alla vita, oggi il Sole entra nel segno, perciò considerate questa giornata come la preparazione al vostro compleanno. In alto i calici, trionfo della logica e senso del dovere tornano alla ribalta, affermandosi come i vostri punti di forza. Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complice la coppia Luna-Giove e l'interesse per una new entry, fate addirittura gli straordinari. Voglia di coccole di bellezza volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione. Scorpione, malgrado la luna disarmonica, la giornata scorre tranquilla. Il sole passa in armonico aspetto di sestile.